Il Manfredonia trova finalmente i tre punti in campionato contro lo Sporting Fulgor Molfetta, rivale per la corsa salvezza. I sipontini subito il vantaggio al secondo minuto, dove Pozziello serve De Giosa che gira a rete e porta in vantaggio i biancocelesti. 26esimo minuto, il Manfredonia chiede il rigore per l'atterramento di Romano. 16esimo minuto, è il momento del pareggio degli ospiti. Calcio d'angolo per il Molfetta, la palla in area e dopo un batti e ribatti, Savasta tira e segna. 33esimo, gol del 2-1 per gli ospiti. In un contropiede la palla a Petitti che entra in area, tira e il portiere Bagnara para. Sulla ribattuta palla ancora a Petitti che si trova di fronte alla porta vuota e deposita in rete. 2-1 per lo Sporting Molfetta. Nel forcing finale i biancocelesti trovano i due gol che li porteranno alla vittoria. Al 42esimo Amendola ristabilisce la parità. Palla in aria e il tiro termina in rete. A sorpresa poi all'ultimo minuto di gioco arriva il gol vittoria per il Manfredonia con la Forgia che mette in rete con un contropiede, con la squadra biancoceleste che scende sulla destra, mette al centro e lo stesso la Forgia al 95esimo stabilisce il 3-2 definitivo. Infatti dopo il gol del Manfredonia non c'è anche il tempo di riprendere il gioco che l'arbitro, il signor Di Marco Di Ciampino, termina e fischia la fine della gara. Manfredonia 3, Sporting Fulgor 2.